Amici di Milan.soccer, ci siamo sempre con il format Ovunque Milan. Questa volta il Milan l'abbiamo portato, indovinate dove, guardiamo. Beh, famosissimo. Chi si ricorda la copertina di quale film di cui sto parlando? Puntini puntini, scrivetelo qua sotto tra i commenti. Beh, siamo a Dumbo, Brooklyn, New York. Beh, oggi è una giornata un po' speciale, perché tra qualche minuto, tra qualche istante, insomma, scenderà in campo il Milan. Milan-Roma. Nei scorsi video, nei video di questa mattina, dell'ora di pranzo, insomma, ho parlato di un dentro fuori. E beh, è così, perché immaginiamoci tutti gli scenari: il Milan vince, il Milan pareggia, il Milan perde. Beh, se il Milan vince, comunque ha fatto il suo dovere, ma attenzione, il quarto posto, visto che quello è l'obiettivo dichiarato da parte di tutti, beh, è un quarto posto che in qualche modo non solo non ci soddisfa, ma è anche un po' a rischio, perché insomma quest'anno se la stanno giocando un po' tutti. Ma ora iniziamo. Prima però avete visto la copertina? Pioli, gaff o messaggio criptato? Prima di iniziare però, sotto, iscrizione al canale, è gratuita. E poi ancora un bel pollicione, un like per dirvi che vi piace questo video. È tutto gratuito e magari i più milanisti possono guardare un po' più in basso tra i link in descrizione, il libro Romanzo Milan. Ultimi giorni, acquistatelo e Amazon ve lo porta a casa. Allora, che cosa sta succedendo? Beh, è una partita da dentro fuori, tutti gli scenari: se il Milan vince, l'abbiamo detto, se il Milan pareggia si riapre di nuovo la crisi, e se il Milan perde non ne voglio neppure parlare, ma c'è Gerry Cardinale. E allora è arrivato Gerry e Pioli ha fatto una dichiarazione. L'avete vista, l'avete sentita la dichiarazione di Pioli? La dichiarazione è: no, la proprietà non l'ho sentita. E già questo è un primo dato. Perché? Perché lui la proprietà non l'ha sentita e lo ha dichiarato. Pioli non è uno che fa dichiarazioni così, tanto per farle. L'ha dichiarato ed è infastidito. Ma dall'altra parte, come vi ho detto questa mattina e nei video precedenti, c'è un Gerry Cardinale infuriato che ha snobbato in tutto e per tutto Pioli, non l'ha voluto vedere. Ma c'è un altro messaggio, quello criptato, perché Pioli dice: non ho sentito la proprietà, ma sento sempre i dirigenti. E nei nomi dei dirigenti, oltre a Furlani, fa il nome di Zlatan Ibrahimovic. Allora, è un errore. Zlatan non è un dirigente del Milan, è un advisor. In realtà io non ho capito neppure quale possa essere definito come ruolo, ma non ha un ruolo di dirigente. D'accordo? Il fatto è che Pioli con questa dichiarazione sottintende: ti metti da una parte perché la parte tecnica non ti riguarda. Ed è stizzito per questa ambiguità nel ruolo proprio perché Ibrahimovic ha portato Gerry Cardinale da Conte. E quindi in questo momento è un po' un tutti contro tutti. Io non lo so, nelle dichiarazioni di Pioli c'è stato anche la dichiarazione di Stefano Pioli che dice: sono d'accordo con Rocchi, bisogna rimettere tutto sul piano della calma. Adesso che noi si debba essere d'accordo con Rocchi, caro Pioli, evidentemente la confusione è totale e globale. Noi, devo essere sincero, non riusciamo a capire davvero quale possa essere l'idea di Pioli. Cioè, Pioli ha preso coscienza che lui non sarà più allenatore del Milan? Inizierà un braccio di ferro, visto che c'è comunque un contratto? Insomma, qual è la buonuscita? Qual è, non indico il futuro di Pioli, ma come se ne uscirà da questa faccenda? Una cosa è certa: in tutto ciò Furlani ha completamente smarrito la linea di direzione.
cioè un amministratore delegato che viene saltato da un advisor, eccetera, eccetera, non lo so. Vabbè, comunque, vediamo quello che succede. Confermato per questo, per questa partita, Theo Hernandez centrale. La cosa l'abbiamo detta, tanti commenti anche da parte vostra, per cui Theo Hernandez centrale mi sembra onestamente uno spreco, posso dirlo, con Jimenez sulla sinistra. Ma Jimenez, tra le altre cose, è un giocatore che lo riscatteremo oppure no? Quindi questi sono gli elementi su cui bisognerà lavorare. Dybala sì, Dybala no, non lo so, secondo me l'ennesima presa in giro da parte di Mourinho al mondo, pensando di essere superiore a chiunque altro. Secondo me Dybala ci sarà, in qualche modo sarà presente, anche perché oggettivamente la Roma è un po' Dybala dipendente, eh. Quando c'è Dybala cambiano le cose. È stata poi tra l'altro la scusa di Mourinho dopo la sconfitta nel derby, cosa che mi preoccupa altrettanto, perché la sconfitta nel derby è una sconfitta che a Roma si fa sentire, quindi sbagliare un'altra partita non lo so, staremo a vedere, non lo so. Io ho sensazioni che comunque mi portano nella direzione del cuore, quindi è sempre una sensazione positiva. Va bene, aspettiamo la partita, io adesso mi prendo qualche secondo. Sì, un minuto e mezzo va benissimo per farmi vedere un po'. Ovunque Milan deve fare anche questo. Allora, avete indovinato qual è il film copertina, la copertina del film che ha questo, è il ponte di Brooklyn, ma questa è la parte in cui si vede questo stralcio del ponte di Brooklyn, che fu appunto usata per una copertina, una locandina di un famosissimo film. Guardate quanta gente c'è, nonostante non sia particolarmente, non faccia particolarmente caldo, c'è anche un bel vento, magari facciamo una scappata anche su, se vogliamo zoomare un pochettino, eccolo qua, facciamo una scappata poi sul ponte di Brooklyn e facciamo una camminata verso Manhattan. Va bene, questo diciamo così è un po' il nostro format. Saremo ancora a New York domani, chissà, forse faremo Harlem, vediamo. Qualcuno ha scritto, scrivetemi cosa vi piacerebbe vedere, vediamo se riusciamo ad andarci e a farvi fare una passeggiata con noi, e nel mentre si passeggia parliamo un po' di Milan. Allora, adesso fermiamoci, andiamo a vedere il Milan, ci sentiamo per la reaction post partita e con le pagelle. Un bacio e un abbraccio da Brooklyn. Ciao ciao!